Questo era lo strano verso del cippone, anarcoide. Un cippone che non ne voleva proprio sapere di stare alle regole precostituite. Istituite dal capo elefante. Io non ci sto alle tue regole, diceva lui, ma non perché proprio non ci voglia stare a queste tue regole, perché forse non ne sono proprio capace. E la tigre disciplinata diceva: tu devi sottostare a quello che noi comandiamo. No, diceva l'ippopotamo, io proprio non ci voglio stare, perché non ne sono capace e francamente non mi va neanche di imparare ad esserlo. Però in fondo un po' forse ci piacerebbe, perché in fondo forse le nostre giornate sarebbero poi un po' più organizzate. E io sono la scimmia percussionista e non ho proprio voglia di stare in fondo a questa lista di non desiderati. Lo sapete chi sono gli umani? Chiedeva il gibbone dal pelo malcontento. Sono solo degli animali intellettuali, rispondeva il tucano dal becco dorato dododo. Ma e allora chi sono? E allora che cosa devono fare soprattutto? Perché a volte alcuni di loro, come un nostro amico, si trovano sempre in grande difficoltà ad adottare queste forme precostituite, questa libertà, a far coincidere questa libertà a questa disciplina, queste strane cose? Perché sono animali strani, intellettuali, animali che non combaciano con la loro doppia anima. Andremo giù città per i bambini, noi siamo già dei miti, e gli adulti ci vogliono cacciare, ma noi siamo i nuovi professori della scuola. Fanno già una grande ola, conquisteremo il bel paese in me che non si dica. Libereremo il popolo dalle assurdità di una disciplina mai riuscita. Usiamo l'anima, useremo anche gli artigli, ci alleeremo coi conigli, conigli che vivono nelle rotonde autostradali. Ah, in fondo non sono poi così, così normali. Certo lo sai, non è semplice, è che io non sono ben accetto. A me stesso.